Toto, quella che oggi è la lettera dell'Unione Terre d'Angene, quindi dei sindaci di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera, proprio per in un qualche modo, se insieme, poterci fare sentire, perché ovviamente è un problema enorme, l'abbiamo già vissuto anche l'anno scorso, che abbiamo incrementato, credo, per altri 300.000 € la spesa, vado a memoria, ma vado spannometricamente, quindi capite bene che non c'è nessun altro servizio che è aumentato quasi di 500.000 € consolidati, perché ovviamente questi ragazzi iniziano il primo anno di scuola di infanzia e fino alla quinta superiore, quindi anche oltre la scuola dell'obbligo, verranno assistiti, ecco, quindi in qualche modo è una spesa che rimarrà strutturale, quindi non è una buttata e poi il prossimo anno ragioneremo di altre cifre. 280 bambini consolidati e dobbiamo capire questo aumento di un 15% in un solo anno, ecco, perché è assolutamente sì, anomalo, ecco. Chiedo alla consigliera Campana se è soddisfatto o meno della risposta. Sì, in parte, però ci sono alcune cose che volevo un attimo chiarire, nel senso che c'è stato un attimo una postilla in cui si specificava insomma, noi forniamo assistenti, forse hanno necessità di insegnanti. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, questi ragazzi hanno sia la copertura assistenziale che una copertura, quindi una copertura educativa fornita da un assistente, che una copertura didattica fornita dagli insegnanti. Quindi insomma, ci sono entrambe le realtà nel 90%, se non nella quasi totalità dei casi. Comunque insomma, va bene. Chiedevo cosa fosse contenuto all'interno di questa lettera che aveva citato, sottoscritta dai comuni dell'Unione Terre d'Argine, nello specifico, magari. Ho capito in linea generale che cosa può contenere. No, è che in giunta avevamo già deciso di scrivere come giunta dell'Unione Terre dei Castelli sia agli indirizzi che diceva prima Simone, ci aggiungerei anche la sanità, perché comunque queste certificazioni arrivano dalla neuropsichiatria infantile, quindi è coinvolta profondamente anche la parte sanitaria, per cui è secondo me corretto, secondo noi corretto coinvolgerla, perché di fatto questa è davvero una delle, forse l'unico centro di costo che è totalmente a carico dell'ente locale. E non ci sono contributi regionali, sanitari, di nessun genere. Quindi è una spesa totalmente a carico dell'ente. Ed è per questo che diventa anche difficile riuscire a sostenerla nei nostri bilanci. Dico anche però, visto che ho acceso il microfono, oltre a tutto quello che ha già detto l'assessore, dico però anche un'altra cosa. Il fatto che la lettera che pensavamo di inviare, che poi nel frattempo insomma, l'idea è stata sostenuta ancora di più perché altri territori, Terre d'Argine, insomma, è provincia di Modena, no? Quindi hanno lo stesso tipo di problema, perché non è solo un problema dell'Unione Terre di Castelli o dei nostri comuni, è un problema diffuso questo dell'aumento esponenziale degli alunni certificati. Dico anche che giustamente deve essere mandata all'ufficio scolastico regionale, quindi all'istituzione scolastica, perché sono anni che supportiamo una mancanza di ore da parte dell'insegnante statale con educatori. Questo si voleva dire prima dicendo a volte forse farebbe meglio un, so, 10 ore in più di insegnante dello Stato piuttosto che di educatore, che tuttavia ha anche delle competenze di carattere formativo, non solo assistenziale, però non è l'insegnante dello Stato. Quindi anche questo va sottolineato. Abbiamo bisogno davvero di creare una
una rete che si faccia carico insieme, che suddivida sulla base delle proprie competenze, le professionalità necessarie, ma anche le risorse necessarie, perché 2 milioni e 500 mila euro, come saranno nel prossimo bilancio dell'Unione, sono effettivamente una cifra importante, tenendo conto che va a inserirsi in un sistema di welfare che ha altri ambiti da sostenere e da tenere insieme, cioè è un sistema che va tenuto insieme, non può essere sbilanciato così tanto. Quindi con l'impegno comunque di continuare ad aumentare le ore, perché le aumenteremo, non so se si è capito, ma come ha detto Simone, insomma, ne diamo di più dell'anno scorso di ore, significativamente, saranno altri 300.000 euro che saranno messi a disposizione di questo capitolo, però è giusto interrogarsi, e devo dire che abbiamo incontrato la neuropsichiatra del nostro distretto e veramente abbiamo trovato una persona assolutamente disponibile a confrontarsi anche proprio nel momento della definizione dei casi, insomma, per capire anche se vi possono essere altre sinergie da mettere in campo per far fronte alle esigenze che vengono segnalate. Volevo solo precisare questo. Cosa? Vuole fare un intervento, però non è inerente l'interpellanza. Posto. Allora, io devo capire qualcosa a livello procedurale, perché il consigliere Valmori ha fatto un'interrogazione orale e gli verrà data una risposta scritta. Il consigliere, allora, tutte queste interrogazioni non sono passate dall'ufficio di presidenza, quindi sono state calendarizzate in quest'aula adesso, in questo oggi. Valmori ha fatto un'interrogazione, risposta orale, gli verrà data scritta. Il consigliere Smeraldi ha fatto un'interpellanza, è stata presa come un'interrogazione. La Campana, la consigliera Campana, ha fatto un'interrogazione, interpellanza, e viene risposta come interrogazione. Allora, bisogna che ci capiamo, perché io, se leggo il regolamento, di norma le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono inserite come ultimi punti dell'ordine del giorno, il Presidente la lettura di interpellanze, interrogazioni, mozioni presentate in forma scritta e invita i consiglieri a illustrare quelli che intendono presentare al momento in forma orale. Poi, dal momento che uno presenta un'interpellanza e le mette sullo stesso piano, ci può essere il dibattito. Di fatto, questa sera è stato negato il dibattito per dei punti che sono stati presentati come interpellanze. Se poi non potevano essere presentate come interpellanze, bisognava che, secondo me, al consigliere Smeraldi qualcuno dicesse: non può fare un'interpellanza, se vuole può fare un'interrogazione. Poi lui avrà detto sì, mi va bene, no, non mi va bene, perché se uno presenta un'interpellanza è perché vuole innescare un dibattito in seno all'Aula. Noi invece questa sera abbiamo negato il dibattito. Io, se sapevo così, andavo a casa, perché mi interessava anche avere un confronto. Però non capisco, perché abbiamo avuto veramente tre casi, un'interrogazione, un'interpellanza, un'interrogazione, interpellanza, che non so neanche se esiste, però sono tutte state trattate come interrogazioni. Grazie. Quello che dice il capogruppo Gianaroli è giusto, nel senso che le interpellanze sono state trattate come interrogazioni, perché il regolamento non prevede che possano essere presentate interpellanze prima dell'inizio della seduta, che vengano inserite nella seduta stessa. Prevede solo che venga fatto per le interrogazioni. Quindi, per consentire alle tre interpellanze che sono state presentate di essere comunque discusse oggi, visto che il regolamento non lo prevede, o non venivano discusse, oppure per analogia, come abbiamo fatto, le abbiamo trattate come interrogazioni. Però, se il Consiglio non è d'accordo, semplicemente non si discutono, non si prendono. Questo è chiaro, però infatti sono stato ripreso prima, perché ho detto interrogazione invece di interpellanza, ma c'era un motivo, semplicemente perché l'interpellanza non si può presentare prima, si può presentare soltanto tramite protocollo in forma scritta, non prima dell'inizio della seduta.
Quindi è stata utilizzata la possibilità dell'interrogazione, quindi è stata praticamente discussa e ha ricevuto le stesse risposte con le stesse regole che si usano per le interrogazioni. Però ripeto, se il Consiglio non è d'accordo che si utilizzi questo metodo, si applica il regolamento alla lettera e non si discutono neanche, perché non è previsto. Non essendo previsto, sentito il segretario, abbiamo deciso di utilizzare per analogia l'articolo 9,2, che è quello delle interrogazioni. Punto. Pesci. No, chiedevo semplicemente se può citare l'articolo integralmente, così il Consiglio capisce esattamente qual è l'interpretazione del Presidente. Stiamo parlando dell'articolo 9,2. Leggo la parte che riguarda le interrogazioni in forma orale. Qualora l'interrogazione... Chiedo che venga letto tutto. Tutto quanto l'articolo? Sì, grazie. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato relativo al funzionamento degli uffici e dei servizi. Consente inoltre di conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito a un determinato fatto o intervento. Le interrogazioni possono avere anche un carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione. L'interrogazione può contemplare la richiesta ad avere una risposta scritta. In tal caso l'interrogazione non viene inserita nell'ordine del giorno e rappresenta comunicazione del Presidente del Consiglio. Il Presidente o la Giunta avrà cura di trasmettere copia della risposta all'interrogante e ai consiglieri. L'interrogazione a risposta orale viene letta al Consiglio dall'interrogante, il quale potrà anche illustrarne il contenuto. All'interrogante risponde il Presidente dell'Unione o un assessore. Ultimata l'esposizione, l'interrogante può dichiararsi soddisfatto o meno delle risposte avute. E qui parte la parte che volevo citare solo, che dice: qualora l'interrogazione venga presentata durante la seduta, il Presidente dell'Unione o un assessore può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro la seduta successiva del Consiglio. Per quanto riguarda invece l'articolo 9,3, che è quello inerente alle interpellanze, non è prevista la presentazione prima del Consiglio. Quindi solo l'inserimento dell'interrogazione dentro il Consiglio senza che passi dall'ordine del giorno e quindi dall'ufficio di Presidenza. Chiedo che venga letto il comma. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Presidente dell'Unione o un assessore circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento attinente alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ottenuta la risposta del Presidente dell'Unione o dell'assessore, si apre la discussione alla quale ciascun consigliere può partecipare per non più di due volte e per non più di 5 minuti per ogni intervento. Il consigliere richiedente dichiara se si ritiene soddisfatto. È previsto poi l'intervento di replica del Presidente dell'Unione o dell'assessore. Nel caso in cui l'interpellante non si ritiene soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà con voto. Le interpellanze possono essere altresì discusse nella competente commissione consigliare. In tal caso non vengono discusse in Consiglio. Punto. Io ho un dubbio interpretativo, ma chiedo, lo sottopongo al Consiglio in modo che ci dia un'interpretazione. Allora, articolo 9, interrogazioni e interpellanze. Di norma le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono inseriti come ultimi punti nell'ordine del giorno. Il Presidente dà lettura delle interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate in forma scritta e invita i consiglieri a illustrare quelle che intendono presentare al momento in forma orale. In questo caso qui si intende... No, interpellanze, mozioni, interrogazioni e interpellanze. Però dopo sugli articoli specifici, quindi... Collate. Sì. Qual è la differenza tra orale e scritta? Quindi? Orale è quella che viene presentata. Ma sì, come faccio a protocollare un'interpellanza orale? Secondo me, secondo la mia interpretazione, l'interpellanza orale è quella che viene presentata direttamente prima dell'inizio del Consiglio, che non è inserita all'ordine del giorno. Ecco, noi le altre sono scritte. Noi abbiamo presentato un'interpellanza prima dell'inizio del Consiglio non protocollata. È che è un'interpellanza orale, però. Esattamente. Ed è stata inserita nell'ordine del giorno alla fine, in fondo, come giustamente. Esatto. Però non ha dei caratteri diversi di tutte le altre interpellanze. Almeno io interpreto così. No.
secondo me quella parte lì, che è l'articolo 9,1, è generico e dice che dove devono essere inserite le interrogazioni e le interpellanze all'interno dell'ordine del giorno. Poi dopo ci sono gli articoli specifici, una sulle interrogazioni, una sulle interpellanze e una sulle mozioni, dove spiegano come chiedo scusa vengono. Presidente, però quando specifica cos'è una mozione, un'interpellanza, un'interrogazione, non specifica la differenza tra scritta e orale. Io interpreto così, cioè che è consentito a un consigliere prima dell'inizio del consiglio presentare in forma orale un'interpellanza che ha gli stessi caratteri di una protocollata. È la mia interpretazione che io do. Ad esempio. Perché altrimenti non so come fare a interpellare a protocollare un'interpellanza. No. A mio avviso, adesso non ce l'ho sotto, però la prima parte dell'articolo si riferisce alla presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze che deve essere fatta anticipatamente, dopodiché il consigliere quando la presenta, ad esempio un'interpellanza, specifica se vuole una risposta scritta o una risposta orale. Se vuole una risposta orale viene inserita all'ordine del giorno del primo consiglio successivo. Se invece vuole una risposta scritta... Ok, ma io chiedo l'interpretazione, cosa significhi allora a illustrare quelle che intendono presentare al momento in forma orale? Che interpretazione diamo? Al momento in forma... Io al momento intendo al momento della seduta, personalmente.